Devo fare un plauso al mio caro amico Claudio Dentes. Prima che tutto questo accadesse, era venuto in studio da me e gli ho detto: ah, sai, poi c'ho questo progetto Gizmo, ma l'ho lasciato lì con Stewart, abbiamo dei pezzi. Lui l'ha sentito e ha detto: ma tu sei un pazzo, tu c'hai un gruppo con Stewart Copeland e non fai niente, ma sei un deficiente, andando via borbottando. E una settimana dopo abbiamo avuto contratto discografico live ed è successo tutto per merito suo, che è stato il catalizzatore. Com'è bella montagna. There's a man in the mountain and he's coming on down. È nato proprio che Stewart, dopo aver fatto La notte della Taranta nel Salento, lui è venuto come maestro concertatore, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto dei concerti in tutto il mondo e una sera in un albergo lui mi ha detto: senti, ma invece di andare in giro con 25 persone, perché non facciamo una band, io e te? Io proprio ho visto il raggio di luce, tipo benedizione, Dio esiste. Negli anni abbiamo fatto un po' di concerti chiamando a turno dei musicisti che ci piacevano, scrivendo del materiale. Poi ho fatto il dopo festival e mi è venuto in mente di chiamare Adrian Bilyeu, perché conoscevo il tour manager, l'avevo già conosciuto. Gli ho proposto: vuoi venire a fare un'ospitata anche in occasione della morte di Bowie? Lui ha aderito perché era già in Italia, abbiamo suonato insieme, gli ho proposto di venire a far parte dell'ensemble e lui è stato dell'idea, gli piaceva l'idea. Poi al telefono con Stewart: allora Adrian c'è, figata, bello, ma al basso chi chiamiamo? Mentre eravamo al telefono io ho pensato: chiamiamo qualcuno di improbabile, di diversissimo come linguaggio, chiamiamo Mark King. Lui: ah, certo, lo conosco, aspetta, gli mando un messaggio. Gli ha mandato un sms in diretta nel telefono, lui a un certo punto bim, ha detto di sì, viene. Così è nato il gruppo. C'era un canovaccio di parecchi pezzi che avevamo scritto insieme. Stewart ce li aveva addirittura dal periodo dei Police, ci sono un paio di inediti che dovevano far parte dei dischi dei Police. Alcuni che abbiamo scritto insieme, c'era già un po' di materiale, più è arrivato Mark che ha portato un paio di idee sue e poi si sente nel disco quali sono, e Adrian è quello che è un po' intervenuto di meno, ma già per il prossimo disco insomma ci siamo fomentati, abbiamo deciso di fare un'equa ripartizione. E lì la cosa bella è stata che eravamo 4 sedicenni, non più sedicenni ovviamente, in una sala prove che suonavano quello che gli piaceva, cioè ognuno metteva se stesso. Ovviamente questo primo disco è molto influenzato da Stewart, che è lo storyteller, ha scritto gran parte del materiale, canta anche, cosa strana perché abbiamo due cantanti della Madonna, la voce di King Crimson e la voce di Level 42, ma il prossimo disco sicuramente ci sarà più manuale Cencelli del cantato. Un simpatico saluto ai lettori di Fanpage. Ciao.